Tiziana Colombo, da anni collaboratrice di Italia Tavola, attraverso l'associazione Il Mondo delle Intolleranze, è scesa in campo per promuovere la ricerca sul nickel attraverso il progetto scientifico Non ti tollero. Insieme alla sua squadra di volontari e medici ha organizzato una cena di beneficenza per raccogliere fondi al Teatro Fraschini di Pavia. La serata è stata condotta da Maria Teresa Ruta ed è stata intervallata da interventi della cantante Paola Lopane. Fra i molti ospiti anche il tenore Vittorio Grigolo. Cinque cuochi che hanno prontamente aderito all'iniziativa che per l'occasione hanno presentato piatti all'insegna del gusto e del piacere a tavola anche per chi è intollerante, banditi per l'occasione nickel, lattosio e glutine. Siamo pronti per quelle che sono le persone che hanno la difficoltà di venire nei ristoranti, che hanno un problema di mangiare in una maniera diciamo abituale, che non è corretto come sistema, ma cerchiamo di fare attenzione a tutti quelli che hanno bisogno di assistenza, che hanno bisogno di cambiare la loro tipologia di alimentazione. Il mio piatto stasera era un piatto semplice, preparato con attenzione, dove non c'erano contaminazioni, e spero che sia piaciuto in maniera. Assolutamente, perché era uno stracotto buonissimo, si scioglieva in bocca. E poi questa crema di mirtilli che ha realizzato, come si chiama crema, va bene comunque, e il topinambur, che normalmente io da piemontese lo uso solo nella bagnata oda, ho scoperto che si può fare con la vaniglia. È un cacio e pepe, abbiamo utilizzato parmigiano reggiano, quindi naturalmente privo di lattosio, un pepe particolare, un pepe di Cubus, perché il pepe classico non lo si può utilizzare come Tiziana insegna, e poi volevamo dargli un tocco. A me piace molto abbinare la frutta con, diciamo, nei piatti salati, e quindi volevo una parte dolce della pesca, anche se ormai siamo a fine stagione, perché sono quelle tardive, che viene marinata e leggermente cotta con la zafferana, no? Avrete notato, magari anche con qualche stupore, che vi ho fatto una pasta al pomodoro senza nickel, spero anche buona. Pomodori in tre consistenze, quindi base salsa, pomodorino candito al calvados, perché anche qui tocchiamo il tasto del non posso bere alcol, o meglio, tanti liquori, tanti alcolici hanno nickel, calvados no, quindi ho marinato il pomodorino candito nel calvados, e poi degli altri pomodorini a grappolo che ho fatto cuocere con un po' di scalogno. Il tutto coperto con questa cialda croccante di cavolo antico, che è un po' il cavolo nero toscano, e un pochino di parmigiano reggiano. Spero che vi sia piaciuto e spero che la serata stia procedendo in modo così goliardico, di relax e di piacere. Naturalmente con prodotti naturali, assolutamente senza lattosio, senza nickel, senza glutine, solo prodotti naturali. Praticamente la rondella non è altro che fragola. Polpa di fragole che viene cotta con un'alga che si chiama agar agar, e quest'alga praticamente gli dà quella consistenza che vedete, quindi esternamente solida e internamente morbida.